Oggi abbiamo nuovamente invitato in frequenza Fabio Pandiscia, il ricercatore del linguaggio del corpo. Ben trovato, Fabio. Buonasera, buonasera a tutti. Parliamo di decisioni. Beh, un po' a tutti capita di dover prendere delle decisioni più o meno importanti, ma adesso con te andremo proprio a capire che pare che non esistano decisioni meno importanti. Dico bene? Sì, assolutamente. Più che altro non esistono persone che non decidono. Magari esistono persone che decidono con difficoltà, ma non è possibile non decidere. Così come non è possibile non avere dei cambiamenti nel corso della nostra vita, perché prendere una decisione è a volte un sinonimo di paura del cambiamento. E quindi anche se non intraprendiamo nessuna azione, alla fine comunque cambieremo, volenti o non volenti, perché comunque sia le cellule del nostro corpo sono in continua evoluzione. Ogni 3 mesi circa tutte subiranno un radicale cambiamento. Anche se ci sottoponiamo a continui lifting, cure di bellezza, prima o poi invecchieremo. Non è possibile quindi non cambiare. Tutti noi cambiamo volenti o no. Quindi non esistono persone che non decidono, esistono persone che magari decidono con difficoltà. Attraverso il linguaggio del corpo, come possiamo vedere quando una persona è indecisa, ad esempio? Ci sono vari riverberi gestuali per capire se una persona è in imbarazzo, se è indecisa su una determinata situazione. Possiamo notare la testa magari inclinata di lato e un massaggio sul labbro inferiore. Possiamo trovare dei grattamenti dietro la nuca con le dita e dei raschiamenti di voce che spesso sono anche abbinati a menzogne, il raschiare con la voce, ma molto spesso li possiamo trovare anche nelle persone che non sono tanto convinte di fare quel determinato passo in avanti. Ecco, tutti questi gesti, ovviamente, come ricordo spesso, ogni singolo gesto non significa nulla, va interpretato nel contesto e con altri gesti chiamati riverberi gestuali che ci vanno a dare poi il vero valore, il vero significato al linguaggio del corpo. Come sempre ci insegni che è il contesto comunque che va Assolutamente, analizzato. e altri riverberi gestuali, certo, un singolo gesto purtroppo, magari fosse sempre così, ma un singolo gesto non significa assolutamente nulla. Certo, sarebbe molto più semplice capire la Sarebbe persona che si ha semplice. davanti. Grazie È vero. Grazie Fabio per essere stato con noi. È a sempre un piacere parlare di queste cose curiose. A presto, questo. buon lavoro. Grazie.